Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa Vape. Allora, vi voglio presentare questo video prima di mostrarvelo perché. Questo video è un unboxing che io ho registrato giorno 4 novembre, doveva essere pubblicato la domenica successiva. Giorno 4 novembre mi arrivò il pacco dalla Sicilia che mi mandarono mio padre e mia madre. Il pacco doveva arrivare il 30 per farmi festeggiare con i miei prodotti tipici le festività di tutti i santi e dei morti. Purtroppo c'è stato un errore di incompetenza da parte delle poste. Il pacco è rimasto fermo a deposito, è tornato a casa mia a Palermo il 30. Mio padre l'ha dovuto rispedire, comunque il pacco è arrivato il 4. Io con tutta felicità ho aperto questo pacco, non vedendo l'ora di mostrarvi le mie cose tipiche per le festività dei morti, in modo per ringraziare anche i miei, tant'è che se vedrete il video io sarò felice perché il pacco mi è arrivato di mattina, non sapendo che a distanza di qualche ore mi sarebbe cambiata completamente la vita e mi sarebbe arrivata una delle notizie più brutte che mi poteva arrivare. Come un fulmine a ciel sereno, ho ricevuto la notizia che tutti voi sapete, quella della scomparsa di mia madre da un momento all'altro. Quindi, preso dalla rabbia, volevo cancellare il video, dissi alla mia ragazza e a mio cugino di portarsi via tutto quello che mi era arrivato perché non avevo voglia di vedere niente e di mangiare niente. A Palermo, tranquillizzandomi, riflettendo a mente fredda, uno, ho pensato che quelle cose mia madre me le aveva mandate con il piacere che le mangiassi io, quindi ho detto quando me le godo. L'altro pensiero è stato: non cancello il video perché quella è l'ultima testimonianza di quello che mia madre mi mandò. Quindi la voglio ringraziare per lasciando un segno, diciamo indelebile, lasciando un video di quello che pensò di mandarmi. Anzi, di tutte le cose che c'erano, io ho saputo tramite mia zia che lei era dispiaciuta perché non era riuscita a mettere nel pacco i melograni. Tant'è che mia zia gli ha detto: stai tranquilla che i melograni li trova pure lì. Quindi vi voglio mostrare questo video. Non mi interessa dirvi mettete mi piace, lasciate commenti e cose varie perché è un video di ringraziamento a una delle persone più importanti della mia vita che non c'è più e la voglio omaggiare facendo vedere quello che mi ha regalato e ringraziandola di cuore per quel bellissimo pacco. Ripeto, nel video mi vedrete ridere, mi vedrete felice perché è successo qualche ora prima della disgrazia e non c'era niente che potesse far pensare a una cosa del genere. Io adesso vi lascio, vi saluto e vi lascio al video Ciao a tutti dell'unboxing. ragazzi, io sono Zisa Vape, benvenuti nel mio canale dove si parla di e-liquid, sigarette elettroniche e tutto ciò che appartiene al mondo dello svapo. Oggi faremo un unboxing, uno spacchettamento in competenza di alcune persone che lavorano tra la posta e DLS. Questo pacco mi sarebbe dovuto arrivare prima dei morti, mi doveva arrivare entro il 30 ottobre per poter festeggiare i santi e soprattutto quella che per noi è la festa più importante a Palermo, la festa dei morti. Purtroppo per l'incompetenza di alcune persone che lavorano alla posta e da DLS che si occupava della consegna, questo pacco è arrivato giorno 4. Perché? Qua ci sono scritte tutte cose, il destinatario. Il pacco è arrivato a Villabate, dicono che non c'era il destinatario, lo hanno tenuto fermo 4 giorni. Il 30 di ottobre, invece di arrivare a me, è tornato a mio padre il pacco che glielo ha ridato e quindi sabato e domenica, figurati se sabato lavorano. Lunedì erano i morti, martedì è arrivato mercoledì. Meglio tardi che mai, mi godrò le mie tradizioni in ritardo. Andiamo ad aprire il pacco, vediamo cosa c'è dentro. Lo apriamo. Ora, che cosa abbiamo? Uno, poi li apriamo, non vi preoccupate. Due, così vi vado spiegando pure di che cosa si tratta. Tre. Questa è una tovaglia verde, quelle che si mettono da poker. Questa non è per me, questa la devo dare a mio fratello. I tetù che abbiamo visto, i biscotti a Cucimino. Oh mio Dio, i biscotti di San Martino. E poi abbiamo le ossa di morto. Perché quando sono fatti più grandi, questa parte bianca viene rigata e sembrano ossa. Questi chiamati o ossa di morto.
un bellissimo pacco di anelletti per fare gli anelletti al forno alla palermitana. Vi porterò la ricetta il prima possibile. E poi queste sono due cose che avevo chiesto. Finalmente tornano dal loro padrone. Il Silmarillion di Tolkien, per chi non lo sapesse, io sono un amante del mondo fantasy, quindi sto leggendo Il Trono di Spade. In passato già ho letto questo libro lo so a memoria. Stiamo parlando del Signore degli Anelli di John Ronald Reuel Tolkien, autore che mi ha fatto appassionare e innamorare al mondo fantasy. Per chi non lo sapesse, questo libro invece è la storia iniziale, racconta le vicende di 3500 anni prima del Signore degli Anelli, come nacque il mondo, come nacque la Terra di Mezzo. Biscotti col cimino, biscotti di San Martino, tetù già provati, anelletti al forno, vi porterò la ricetta, ma adesso vediamo che cosa c'è qua dentro, perché era quello che attendevo di più. È il dolce per eccellenza nel periodo dei morti. Vediamo se è qua. Allora, qua abbiamo, questi sono biscotti con pasta di mandorle. Qua abbiamo, ne prendo uno e ve la faccio vedere. No, non è un mandarino, questa è la frutta di Martorana, questa è la Martorana tipica delle mie parti, si fa durante il periodo dei morti. E qua abbiamo, vediamo. Oh, eccoli qua. Questo qua invece è un dolce più tipico nel periodo, comincia dai morti e va fino a Natale, fino all'Epifania. Stiamo parlando dei buccellati. Ragazzi, questo unboxing speciale Giorno dei Morti, lo farò la settimana dopo, per colpa delle poste finisce qua. Io non ho altro da farvi vedere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.